Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme i quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 12 al 18 aprile. Parleremo anche di borse, di estate, di Utah. Ci godremo la puntata di oggi, quindi buona visione, iniziamo subito con il primo progetto. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Paola Di Geronimo, che ha seguito un tutorial di Kao, la magnifica creativa del canale Crochet Maniac, e si è quindi ispirata al suo progetto denominata Ecolon. Vediamo che cosa ha utilizzato, anche se insomma ecco, potreste già aver intuito qualcosa. Paola ha utilizzato l'Ecodonny corda e l'uncinetto numero 5. Quest'oggi iniziamo facile, infatti io evito di parlare e faccio parlare direttamente lei. Vai Paola! Ciao a tutte, il mio nome è Paola, ho 53 anni e vivo ad Acireale, una splendida cittadina in provincia di Catania e alle falde dell'Etna. Da una parte infatti abbiamo la montagna, dall'altra parte il mare. La mia passione per la maglia e per l'uncinetto è cominciata davvero tantissimi anni fa, poi pian piano nel tempo si è persa. Ho ripreso in mano i ferri praticamente circa un paio di anni fa, 2-3 anni fa, ma soprattutto in quest'ultimo anno devo dire che ho lavorato abbastanza incessantemente. E questo progetto, questo cardigan, è tratto da un tutorial di una bravissima youtuber francese, Crochet Maniac, e si chiama Ecolo. Io mi sono attenuta al tutorial così com'è, non ho apportato nessuna modifica se non per i polsini delle maniche, che non ho fatto ma ho lasciato aperte. Ho usato lo stesso cotone, l'Ecodonny color corda, un cotone splendido anche perché ha un certo spessore, infatti l'ho lavorato con l'uncinetto numero 5 ed è lo spessore che io effettivamente preferisco. Per quanto riguarda la difficoltà, devo dire che è molto molto facile, lo consiglio a tutte. Tra l'altro questa ragazza, che è veramente simpaticissima, parla un francese comprensibilissimo, anche con i sottotitoli, insomma davvero in 5-4 giorni si fa il lavoro, si fa. Grazie Tessiland per avermi dato l'opportunità di commentare questo progetto, ce ne saranno sicuramente altri, e grazie ancora per i filati che sono meravigliosi, un grandissimo rapporto qualità prezzo, ma poi ogni volta c'è sempre l'imbarazzo della scelta, non solo comunque per i filati, anche per tutti gli altri accessori che si trovano sul sito. Ciao a tutte! Brava Paola, ci hai dato lo spunto per parlare proprio di Kao, questa bravissima creativa francese che vi darà nuovi spunti e nuove idee, anche perché spiega davvero in maniera molto chiara, quindi anche per chi non capisce esattamente il francese riuscirà in qualche modo a seguirla, poi applicate i sottotitoli e voilà, il gioco è fatto. Brava Paola! Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Caterina Nardo, che ha utilizzato... Caterina ha utilizzato la juta gialla e uncinetto sia 5 che 5,5. Allora, Caterina ha realizzato questo meraviglioso sottopiatto prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare. Devo dire che ce ne sono stati diversi di tutorial con i sottopiatti. Anche Egle, ad esempio, ne aveva realizzato uno davvero molto bello. Insomma, ecco, gli spunti sul nostro canale Tessiland, grazie alle creative che utilizzano i nostri articoli, non mancano mai. Ma torniamo a Caterina, non ci ha inviato un vocale, non ci ha inviato un video, ma mi ha chiesto di essere la sua, in un certo senso, portavoce, e quindi ci ha scritto e io adesso vi leggerò esattamente ciò che avrebbe voluto dire lei. Sono Caterina e vivo in Abruzzo a Casoli, in provincia di Chieti.
un borgo che invito tutti a visitare. Presente il Palazzo Ducale, meta creativa del Vate Gabriele D'Annunzio, alle pendici del Geopark Maiella, patrimonio dell'UNESCO. Avviata da bambina nel mondo dell'uncinetto da una vicina di casa, ho imparato il punto Granny, che da allora è la mia passione e terapia. L'idea del sottopiatto Yuta nasce dal tutorial della Fata Tuttofare. Il colore giallo mi ricorda il sole, il suo calore, di cui abbiamo bisogno dopo un inverno alternativo causa Covid e distanziamento sociale. Non mi ero mai cimentata con l'Yuta, ma sono molto soddisfatta dei risultati, aiutata anche dagli uncinetti ergonomici. Il sottopiatto sviluppa 37 cm di diametro con 100 g di filato, lavorata a maglia alta in tondo con l'uncinetto numero 5 e invece il punto ventaglio con uncinetto 5,5. Le mie passioni? Tutto creativo. Oltre all'uncinetto lavoro anche a maglia, decoro supporti di vetro con la tecnica del decoupage, ma usando come decorazione le foto che faccio io, rendendoli pezzi unici. Caterina ci ha detto che ama davvero fotografare. Vive in una casa con un po' di terreno e in questo periodo di pandemia l'ho apprezzato davvero tanto, anche più di prima in realtà, perché si ritiene davvero molto fortunata, infatti lo è, ad avere la possibilità di coltivare il suo giardino e anche un piccolo orto. Tutte passioni che l'aiutano a superare i momenti no. Che dire Caterina, complimenti, mi raccomando continua a seguire questa terapia e a combattere i tuoi momenti no. Soffermiamoci un attimo su un argomento che, ammettiamolo, che noi donne adoriamo, le borse. Parlando di estate, borse, come non pensare alle borse in Yuta? Come sapete Tessiland, a proposito di Yuta, diciamo che è abbastanza fornita perché abbiamo sacche per borse, abbiamo tessuto e abbiamo Yuta in rocker. Sto qua, ok. Quindi insomma ecco, ne abbiamo per tutti i gusti e in modo tale da poter accontentare davvero tutte. Queste borse di Tessiland sono davvero di ottima qualità. Sono disponibili in 5 varianti di colore esattamente come il tessuto, quindi vale a dire avio, naturale, senape, nero e militare. Ma tornando alle borse, vedete, sono fatte davvero, come si suol dire, fatte bene. Perché c'è il trattamento stonewashed, tintura e finissaggio 100% made in Italy. È pensata, realizzata e rifinita interamente in Italia. C'è, eccola qui, come potete ben vedere e mi auguro anche proprio toccare con mano, il rinforzo nell'apertura, in modo tale insomma da mantenere comunque un certo sostegno, soprattutto nell'apertura della borsa. E poi c'è questa stiratura a soffietto nei laterali. È abbastanza grande, insomma, è capiente per metterci tutto il mondo che noi mettiamo solitamente in una borsa. Infatti misura 32x40x11 poi di profondità, perché anche quella, insomma, ecco, basterà mettere, noi solitamente magari suggeriamo il fondo 36x12, vi basterà mettere quello sul fondo in modo tale da avere, insomma, ecco, una borsa già bella e pronta. Quindi diciamolo, cucite in maniera davvero artigianale. E poi, ma rimanendo sempre in tema naturale, senza contare questi che sono i classici manici in bambù, che insomma sceglierete in base alla versione del gancio che vorrete, se perpendicolare o non perpendicolare. Mi raccomando, perché è scritto nella descrizione, oltre a farsi vedere perfettamente anche nella foto, però si differenziano pochissimo, quindi mi raccomando, a quando selezionate l'articolo da inserire nel carrello, guardate bene e leggete bene. Pensate, non esistono in Italia, ce li abbiamo solo noi. Volete i manici in bambù? Venite da Tessiland e li troverete. Ovviamente ribadiamo sempre il concetto che parliamo di manici in bambù e quindi naturali, pertanto anche leggermente imperfetti, ma è anche ciò che proprio li caratterizza. Se poi volete la perfezione, ci sono anche i manici effetto bambù, ma in resina, quindi accontentiamo tutti. E riceverete così, questo non è un difetto, anzi è un modo per far sì che il manico in bambù nel corso del tempo possa non allargarsi, ma rimanere perfettamente intatto. Il tutto poi, mi auguro che l'abbiate già viste, arricchito dalle Yuta in rocca, che sono disponibili in davvero tantissime varianti di colore. Qui ne abbiamo solo alcune, ma sul nostro sito le potrete vedere davvero tutte, con il quale realizzare sottopiatti, borse, accessori per arredare la casa, insomma di tutto e di più. Ma
soffermiamoci davvero su queste borse, anche perché è in arrivo, perché queste sono borse artigianali, fatte in un certo modo, e insomma, che mi faranno fare una bella figura. Ma ci sono state richieste, ovviamente Tessila non poteva non accontentarvi, anche delle borse già belle pronte, quindi già confezionate, comprese anche di manico, per certi versi anche un po' più forse pratiche o economiche. Adesso ne possiamo vedere solo un'immagine, ma presto le vedremo anche dal vivo. Abbiamo anche queste. Dai, però sono belle. Poi io le prenderei tutte anche solo per abbinarle. Ma adesso veniamo al terzo progetto e parliamo di una futura mamma davvero molto rock. Ebbene sì, parliamo di Alessandra Melisa Disca, che ha realizzato questa bellissima pallina sensoriale ispirata all'educazione montessoriana con, vediamo. Alessandra ha utilizzato Ligi Print Varsavia e uncinetto numero 3. E adesso ascoltiamo e vediamo il suo video messaggio. Ciao, sono Alessandra dalla Puglia e oggi vi racconto il mio rapporto che ho appena iniziato con Tessila. Ho acquistato dei cotoni Digiprint, questi, per iniziare a realizzare degli oggettini per il mio futuro piccolo, quindi cercando di garantirvi il meglio. Mi sono ispirata all'idea montessoriana di realizzare giochini che siano utili nello sviluppo dei sensi del piccolo in ogni fase della sua crescita. Per fare questa pallina ho utilizzato un uncinetto numero 3, alternando il punto a maglia bassa con il punto popcorn per creare questi sorta di pallini che saranno appunto la parte sensoriale del bambino che stimolerà il tatto. All'interno ho messo quelle scatoline gialle che si trovano all'interno dei miei vecchi Kinder, all'interno della quale ho messo del riso per creare anche l'effetto sonoro. Grazie ai cotoni Iggy ho modo di realizzare altri articoli come questi, garantendo sempre il meglio ai più piccoli. E ve lo consiglio perché è veramente molto scorrevole da lavorare. Io che ho il tunnel carpale a entrambe le mani non ho avuto per niente difficoltà, è stato veramente molto comodo. E vi ringrazio, vi saluto tutti quanti e buon lavoro. Complimenti davvero Alessandra, è un progetto molto interessante che sono certa avrà ispirato molte mamme o future mamme. E a tal proposito, in bocca al lupo! Il quarto ed ultimo progetto di quest'oggi, vale a dire colei che ha raggiunto più like, più mi piace durante la settimana analizzata, è Giulia Tutina Nali, che ha realizzato questo meraviglioso completo con... Giulia invece ha utilizzato il Frida Paradise e l'uncinetto 4,5. Allora, Giulia ci ha mandato una bella descrizione di sé che io ovviamente non potrò mai ricordare a memoria e quindi ve la leggo. Sono una mamma di due bambine piccole, per cui questa passione, che è nata circa 5 anni fa come autodidatta, la posso coltivare solo a sprazzi durante la giornata e nemmeno tutti i giorni. La trovo davvero un'arte che mi permette di staccare la spina e di rilassarmi. E mi piacerebbe poter dedicarci più tempo, anche perché le idee si moltiplicano ogni giorno, soprattutto grazie al vostro contributo e a quello delle youtubers. Abito a Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove si dice piova sempre. È vero? Vero. Dicevo che ho imparato da sola, seguendo video qua e là, ma il vero cambio di marcia è stato possibile grazie alla mitica fata Tuttofare. Davvero un vulcano di idee, senza fine. Il progetto in questione l'ho scelto già in partenza come regalo, perché un giorno che stavo guardando appunto il tutorial della fata della maglia mimosa, la mia mamma, buttando l'occhio al mio cellulare, ne è rimasta molto colpita. Quindi ho pensato di regalargliela per la sua festa, il 9 maggio, la festa di tutte le mamme.
Giulia poi ha continuato descrivendoci un po' il filato, descrivendoci un po' quello che è la creazione che appunto ha realizzato, quindi ha preso spunto ed ha realizzato la maglia mimosa e il bracciale Edera, il tutto con il Frida. Si è trovata molto bene, per una taglia 40-42 come la sua ha utilizzato circa 4 gomitoli e le è piaciuto davvero tanto per i suoi colori, la sua leggerezza, la sua morbidezza e la sua freschezza. Lo consiglia però per mani un po' più esperte, almeno questa è la sua opinione. Provatelo anche voi e poi insomma fateci sapere. Insomma, davvero un bel abbinamento. Bravissima Giulia, complimenti! E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Mi raccomando, continuate a condividere i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, ma anche su tutti gli altri social, e quindi Instagram, Pinterest, TikTok e Facebook, l'abbiamo già detto prima, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, perché avete notato che ogni volta ci sono sempre tante cose nuove da scoprire, tante idee nuove, tanti piccoli borghi, tante cose, insomma impariamo, dai, impariamo cose belle, e in modo tale da essere avvisate anche sulla rubrica Tessiland News con Sandra e come fare con Andrea. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi li potete trovare qui sotto nel box relativo alle informazioni, ma anche cliccando sulla adoratissima, piccolissima e bianca i qui in alto, di commentare ovviamente qui sotto il video se avete dei suggerimenti, se volete dirci qualsiasi cosa, sono sempre bene accetti e vi risponderemo sicuramente, di leggere il nostro blog www.meglio-di-maglia.com, in cui settimanalmente pubblichiamo articoli scritti direttamente da noi che vanno dalla moda alle tendenze, alle curiosità, al benessere, alla cultura, a di tutto e di più, insomma cerchiamo di accontentarvi tutte. E poi questa è comunque una puntata un po' importante, ne abbiamo viste alcune oggi e ne abbiamo vista anche una che diventerà mamma in futuro, quindi permettetemi di fare un carissimo augurio a tutte le mamme e in particolare alla mia. Alla prossima puntata, ciao!